Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siccome ho il raffreddore, siccome sono inguardabile in faccia, più del solito, il che è davvero grave, volevo cogliere questa occasione per proporvi un contenuto un po' diverso in cui parlare di quello che secondo me dovrebbe essere l'ideale di un gioco Pokémon. Cioè, volevo presentarvi la mia idea di gioco Pokémon e volevo farlo attraverso una Chrome già esistente e che in un certo senso incarna questa mia utopia. Sto parlando di Pokémon Crystal Clear, il nome difficilmente vi dirà qualcosa perché in Italia non è ancora molto conosciuta, ma è una Chrome davvero valida che partendo da Cristallo e mantenendo gli assetti generali di Cristallo cambia però il modo di approcciarsi all'avventura stessa, cambia totalmente il modo di concepire la trama Pokémon. Da sempre i giochi Pokémon hanno sempre avuto un difetto, ossia la mancanza totale di libertà. Intendo dire che nei giochi Pokémon si è costretti sempre a svolgere determinati passaggi per sbloccare determinati eventi e il percorso che si fa all'interno di una regione è drammaticamente pilotato dagli NPC senza lasciare al personaggio libertà di scelta, o perlomeno lasciandogliene davvero pochissima. In Pokémon Crystal Clear questo cambia. In questo gioco tutte, e dico tutte, le barriere naturali sono state rimosse in modo tale che il giocatore possa decidere da sé dove andare, quando andarci e come andarci. Ad esempio, si può partire da Plumbeopoli e arrivare ad Aranciopoli tramite la grotta Diglett senza avere taglio perché l'alberello è stato rimosso, e di questi esempi ce ne sono a bizzeff. È addirittura possibile procedere da Smeraldopoli al Monte Argento, e la cosa più interessante è che potresti ipoteticamente affrontare Blu come primo capopalestra a Smeraldopoli decidendo all'inizio del gioco di partire non da Johto ma da Kanto. E se vi state per chiedere come sia possibile visto i livelli altissimi di Blu, che è l'ultimo capopalestra, beh, Pokémon Crystal Clear risolve anche questo, semplicemente adattando i livelli dei personaggi al numero di medaglie che il personaggio possiede. In questo modo Blu, ipoteticamente, avrebbe all'inizio del gioco, quando si hanno 0 medaglie, in squadra Pokémon come Abra, e poi arrivati a 16 medaglie avrebbe il suo team normale. In questo modo semplicemente si crea una varietà incredibile di possibilità di trama, si crea un'avventura veramente originale. Pokémon Crystal Clear, grazie a questi due accorgimenti, ossia la rimozione delle barriere e la modulazione del livello, permette di decidere da sé come vivere la propria avventura. Ho detto che si potrebbe affrontare Blu come primo capopalestra, ma nessuno ci vieta di andare fino ad Aranciopoli saltando tutte le palestre, prendere la MN Anna, andare a Johto e affrontare Jasmine come primo capopalestra partendo da Kanto. Insomma, libertà più totale. In Pokémon Crystal Clear poi sono stati aggiunti vari traghetti che collegano varie città appartenenti anche a regioni diverse. Per esempio, Fuxiapoli è collegata a Celestopoli e a Olivinopoli allo stesso tempo. Volo, in questo gioco, ti permette non di volare nei posti dove sei già stato, ma di prenderla e di volare universalmente dove vuoi, così che, una volta ottenuto volo, si può volare, per dire, a Ebanopoli e affrontare Sandra in una veste totalmente diversa da quella che avrebbe avuto in un altro contesto, rendendo così la propria avventura veramente originale, veramente diversa dalle altre. L'avventura così diventa unica perché non è legata alle scelte imposte, o meglio preimposte, dai programmatori, ma alle nostre scelte, è legata alla nostra volontà e non a quella del creatore. Anche nello starter, che in Pokémon Crystal Clear presenta una vasta gamma di selezione molto più ampia rispetto alla canonica dei tre Pokémon, è possibile anche personalizzare il personaggio, seppur sia una personalizzazione molto vaga, ma perlomeno esiste. E io sono convinto che se Pokémon Crystal Clear fosse la base per un nuovo gioco Pokémon, anche i difetti che Crystal Clear ha, perché comunque parte da un gioco che non è predisposto a un tipo di avventura così aperta, verrebbero mitigati. Se Crystal Clear, se questa libertà del gioco Pokémon fosse implementata in un mondo open world su Switch, con una grafica incredibilmente più avanzata, con dei sistemi migliori di quelli che si avevano nel 2000, si creerebbe veramente non solo il miglior gioco Pokémon della storia, ma anche il più longevo. Il più longevo perché semplicemente ogni cartuccia avrebbe una storia a sé, ma non nel senso che ci sarebbe un giocatore diverso a giocarla, avrebbe materialmente una storia diversa dalle altre. In Pokémon Crystal Clear è presente un'altra funzione molto carina, che funziona però a mio avviso solo parzialmente. Dopo aver affrontato una palestra in Pokémon Crystal Clear, verremo infatti contattati dalla Lega Pokémon, che ci metterà al corrente di vari avvenimenti avvenuti nelle due regioni. Ora, se noi prendessimo questa logica e la applicassimo alla trama, verrebbe fuori veramente qualcosa di sconvolgente. Vi faccio un esempio: se dopo la terza palestra venissimo contattati dalla Lega Pokémon, che ci dice
dice, per esempio, che un edificio è stato attaccato dal team malvagio, noi potremo arbitrariamente scegliere se andare a sconfiggere il team malvagio o se lasciare perdere. Questa nostra decisione, posta come base della trama Pokémon, andrebbe a plasmare la trama stessa, rendendo non solo l'avventura giocata e l'esperienza di gioco in senso largo diversa, ma proprio la trama. Perché se ad esempio noi ignorassimo 3-4 volte gli attacchi del team malvagio, per dire, potremmo trovarcelo dominatore dell'intera regione. Questa funzionalità, applicata in questo modo, renderebbe veramente ogni trama diversa, perché ogni trama frutto delle decisioni personali. Ora, questa è la mia utopia di gioco Pokémon. Un mondo in cui l'avventura sia strettamente legata alle mie azioni e che muti a seconda di esse, e non che sia lì messa già pronta sul tavolino, io che passo e che la consumo. Questo nuovo modo di intendere Pokémon, e che in Crystal Clear è rappresentato benissimo, seppur con i suoi limiti, secondo me merita una chance. Certo, in Pokémon Crystal Clear ci sono dei difetti, ad esempio i Pokémon selvatici non sono settati come quelli degli allenatori, quindi se andiamo al Monte Argento, prima di aver affrontato una palestra possiamo farlo, gli allenatori saranno anche magari di livello basso, ma i selvatici saranno al 40. Ma questo potrebbe essere anche interpretato in un senso positivo. È ovvio che alcune zone abbiano dei selvatici più forti degli altri, meno ovvio è che tu ci debba andare, ma che tu ne abbia la possibilità è una cosa secondo me che sarebbe fantastica. La possibilità di andare a Monte Argento con dei Pokémon scarsi, tentare la fortuna, tentare di catturare un Pokémon al 40 per essere agevolati nella trama, oppure prendere botte e tornare una volta dopo. Insomma, anche il fatto che ci siano i Pokémon non settati a livello delle medaglie non cambia la sostanza, non cambia la possibilità che ognuno ha di far valere le sue scelte. Questa cosa è fantastica e io spero con tutto il cuore che un giorno lontano, possibile, non lo so, ma io spero che qualcuno ci pensi a questa cosa, perché verrebbe fuori veramente un gioco fantastico. Purtroppo sono molto pessimista da questo punto di vista. Credo che non sia possibile, o meglio, credo che Pokémon risponda troppo a delle logiche di mercato. La logica di mercato non vuole un gioco duraturo, vuole un gioco che si consumi presto in modo tale da fartene acquistare un altro. Vuole un gioco, per intenderci, e scusatemi la polemica, come Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che dopo 2 mesi, ma neanche, dopo 1 mese e mezzo, è stato accantonato da chiunque se non dagli Shiny Hunter per passare ad altri titoli, per acquistare altri titoli. Purtroppo Pokémon risponde da un po' di anni a questa logica di mercato e mi dispiace, forse la butto lì per cercare un qualcosa di simile a quello che ho detto io, per cercare qualcosa che sia longevo e che ti dia la possibilità di cambiare la trama a seconda delle tue azioni. Bisogna semplicemente rivolgersi ad altri brand se la si vuole, ad esempio Undertale, che di questo ha fatto un cavallo di battaglia. Forse Pokémon non avrà mai qualcosa del genere, ma nulla sinceramente mi vieta di venire qua a dirvelo, perché secondo me invece sarebbe una cosa molto positiva per l'intero brand, non solo per il semplice fatto che si creerebbe il gioco migliore, ma anche perché si creerebbe il gioco più interattivo, più coinvolgente. Vorrebbe dire che ogni gameplay su YouTube sarebbe diverso, vorrebbe dire che ogni gameplay sarebbe interessante, vorrebbe dire che le persone si interesserebbero, vorrebbe dire più partecipazione, vorrebbe dire più iscritti, più visual, e vorrebbe dire in generale la crescita della community Pokémon. Io la vedo così, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Ciò non toglie però che Crystal Clear, pur nei suoi limiti, sia il gioco Pokémon, la Chrome Pokémon, più vicina a questo mio ideale. Io vi ricordo che in descrizione, se mi ricordo io, trovate il link per scaricare il gioco, e vi faccio sapere anche che ho intenzione di streamare Crystal Clear qui su YouTube nei prossimi giorni. Io non l'ho giocato tutto il gioco, ho visto un video, ho scaricato il gioco, ci ho giochicchiato, ho visto qualcosina, ma non l'ho giocato tutto, quindi lo scopriremo assieme, anche perché ci sono delle chicche che non vi ho detto, ci sono un sacco di personaggi in più, e cosa più assurda, io non ho idea di come questa cosa sia possibile, ma ve la dico, pare che Crystal Clear sia compatibile con Pokémon Cristallo, cioè pare che sia possibile connetterlo e potenzialmente trasferire tutti i Pokémon che si trovano in Crystal Clear nei nuovi giochi Pokémon. È una cosa impossibile, però i creatori dicono che esiste, quindi mi fido. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi do appuntamento, penso con una live, sarà la prossima occasione in cui ci vedremo, perché non ho tempo di editare video, essendo che devo studiare, sono a Milano, non ho l'attrezzatura, c'ho un raffreddore, sto morendo, quindi insomma questo sarà probabilmente uno degli ultimi
ultimi video che vedrete fino al 21, poi ci saranno delle live. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, un commento facendomi sapere la vostra opinione, che è importantissima soprattutto in video del genere, e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. Scusatemi il rimbombo del microfono, ma in questa casa ci sono veramente le grotte al posto delle camere. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.